L'Università degli Studi di Teramo ha al lavoro per realizzare il Centro Europeo AgroBioServe, un incubatore di ricerca e nuove imprese nei settori agroalimentare, sanitario e biomedicale. Il progetto prevede la costruzione di impianti pilota per la vinificazione, un frantoio, un caseificio, un laboratorio di medicina traslazionale. Il centro offrirà attrezzature avanzate per la ricerca e tirocini per gli studenti, oltre a servizi per le aziende del settore. Speriamo di completare i lavori alla fine del 2025, è stato un progetto estremamente complesso, quindi partito ovviamente con il primo finanziamento intercettato dalla governance del professor D'Amico, quindi l'ex masterplan, anche se non è corretto definirlo così. Poi su quel progetto si sono innestati anche altri progetti, ad esempio una branca di Vitality, che è il progetto PNRR, e i fondi per il cratere. Quindi sono iniziati i lavori grazie allo stralcio di un anno fa per quanto riguarda la rimessa in opera dell'ex mensa, e a breve inizieranno anche i lavori per la struttura ex casa dello studente, quindi che ospiterà quindi i laboratori, l'incubatorio di start-up, studi e anche aule per seminari. Quindi un'operazione molto complessa che serve molto per la nostra università, ma soprattutto è uno strumento, quello degli impianti pilota, ma di AgroBioServe in generale, compreso il laboratorio di medicina traslazionale e l'implementazione delle strutture di veterinaria, importanti anche per il territorio e per il rapporto con le realtà produttive. L'AgroBioServe potrebbe davvero rilanciare il settore agroalimentare in Abruzzo grazie ai percorsi formativi ad hoc, ai progetti con le aziende e all'enorme potenziale delle strutture. Possiamo dire che i prossimi anni saranno cruciali per l'Università di Teramo? Ma sono tutti anni cruciali. Una università medio-piccola delle aree interne deve sempre avere delle idee importanti per affrontare il futuro nel migliore dei modi.